quello tedesco. Ci sono anche tante macchine, l'ultima gara del tedesco ce n'erano solamente 19, ma anche lì Kimi Antonelli sta stradominando. Vedete la doppia partenza negativa da parte di Charlie Wurz, di uno dei piloti della PHM, ovvero Nikita Bedrin. Poi entrambi daranno spettacolo. Vediamo anche i primi problemi con alcuni dei piloti delle retrovie, la bella rimonta di Charlie Wurz, che qui va ad infilare la monoposto di Pedro Perino. Questa la bella staccata invece da parte di Nikita Bedrin, l'immagine di Rafael Camara che tenta disperatamente di reggere il ritmo di Antonelli. Poi c'è questo testo a coda da parte di Marco Giannis, che porta la direzione corsa a far entrare la safety car. Quando si rientra continua la rimonta di Charlie Wurz, che si sbarazza anche di Martino Stenschern, mentre in qualche problema incorre la monoposto di Brando Badoer. E siamo alle battute finali con gli ultimi metri alla curva Roma di Kimi Antonelli, che va a trionfare per l'ennesima volta in una stagione magica. Ricordiamo che è il primo anno che Kimi gareggia in automobile, ha disputato le ultime tre gare della serie tricolore l'anno passato, andando sempre a podio tra i rookie.